Salve ragazzi e bentornati su SRF Gamer, io sono Azrael e qui con me c'è Christ e Joker. L'ha già detto. Allora ragazzi, no, non mi distraete adesso, porca troia. Allora, siamo qui oggi, siamo qui ragazzi con una video recensione su Wolfenstein The New World, e abbiamo fatto l'unboxing qualche giorno fa, ci abbiamo visto fare da poco. Sarà un video che durerà poco ragazzi, faremo una breve recensione, con la grafica, insomma, anche per arrivare a commentarvi. Sì, appena andremo avanti. Ora siamo all'inizio. Una cosa che vorrei dire importante, anzi, è che questo gioco riprende moltissimo dai vecchi Wolfenstein. Sì, veramente tanto. Per esempio da quello che ho letto, bene le fiamme, veramente bene, sì. Guardate ragazzi, se non vi sto parlando, ma io sono concentrato, lascio ad Azzurra e Joker. Allora, a quel che posso vedere, oddio, la morte si avvicina ancora. Grida il mio nome. Calvio, non verrò con te oggi. Devo vincere una guerra. Ammazza lui. Nonna. No, credo che mi stai rianimando. Sei ancora vivo, fortunato bastardo. Sei davvero un tipo tosto, porca puttana. Grazie. Ok, adesso che faccio? Mi rialzo o rimango così sdraiato? Ecco ragazzi, una cosa importante vi volevo dire, che questo Wolfenstein riprende moltissimo il gameplay dei vecchi, del vecchio stile FPS. Un momento ragazzi, mi ha buttato qualcosa, credo. Ah, la cura, sì. Sì, classico, sì. E come potete notare, la vita non sale, cioè nel senso, in questo Wolfenstein la vita ti sale soltanto se tu trovi kit medici o trovi da mangiare, perciò non ti risale alla Halo o altri giochi come adesso. Pure lo scudo uguale, devi trovare il tuo elmetto, il tuo pot antiproiettili che ti finisce, quando ti finisce ti è finito. Il minimo di vita che si può scendere è a 20. Cosa sta uscendo dal serbatoio, penso sia? Sì, il carburante. Ah, oh, dai, come che schifo. Delle fiamme, fammi delle fiamme. Ecco, era tutto trasportato. Vediamo un po' che sta. Non è malissimo. Cosa ne pensi, Joker? Cioè, graficamente non è male. Ricordiamo che i ragazzi di Sledgehammer sono gli stessi che faranno Doom. Infatti io ho già riscattato la beta pronta per essere usata appena sarà disponibile la beta di Doom, ragazzi. Sì. Graficamente si vede che è next gen. Naturalmente per quello che possiamo vedere adesso è ben limitato, siamo in un abitacolo, quindi poi vedremo. Sì, degli altri gameplay che faremo. Nel gameplay, questa ragazzi è una recensione, più che altro per vedere il gioco. Però dai, penso che ci siamo. Il problema è l'acqua. Non è centrale. Però, è quello, cioè, gli effetti di colore ci stanno. Sì, l'effetto luce è bello. Però non è male, ragazzi. Guardate, è bellissimo quel caccia. Vabbè, mi è sfigato, cazzo. Ecco, vedete ragazzi, la mia vita è scesa il 20% è il massimo che risale, perciò se calate rimanete al 20%, se non vi curate è finita. Taglia le palle, taglia le palle. Guardate che carino l'effetto. Cosa ne pensate? Sì, che ne po' allora, personalmente si potrebbe fare di meglio. Comunque allora ragazzi, io questo qua è una piccola anticipazione di quello che verrà poi il gameplay. Io direi che a me sicuramente è un gioco interessante. Direi che è tutto. Lo studieremo tutto quanto. E direi che ci potete trovare su Facebook, su YouTube, lo sapete dove. Un salutone da tutti quanti noi. E bella così. Bella sempre.